una prestazione comunque da salvare, nonostante il risultato che ha visto il Verona ancora sconfitto, però la prestazione, la voglia di combattere, insomma, si è vista fin da subito. Sì, è detto bene, questo non deve mai mollare, non deve mai mancare, soprattutto questo atteggiamento. Siamo scesi in campo con grande determinazione, sapevamo di giocare contro una grande squadra e la nostra partita oggi era questa, era difensiva e poi magari nelle ripartenze o in qualche calcio piazzato di poter sfruttarlo meglio. Poi nel secondo tempo con l'infortunio di Albertazzi sono un po' cambiati gli equilibri e quindi poi è venuta fuori la qualità del Napoli, abbiamo preso il gol e la partita si è messa in salita. Ma ringrazio comunque i tifosi che al 90esimo ci hanno applaudito, ci sono stati vicini per 90 minuti, hanno cantato, quindi li ringrazio da parte mia e della squadra e spero che in questo momento difficile continuino a starci vicino, perché abbiamo bisogno anche di loro e soprattutto in casa ci danno quell'apporto in più e speriamo di poter fare più punti possibili perché vogliamo salvarci. A proposito di punti, oggi c'è stata la prestazione e contro il Napoli ci può stare anche di perdere, però adesso arrivano due partite alla portata del Verona di questa rosa in cui bisogna fare per forza punti. Sì, hai detto bene, ora siamo un po' rammaricati per la partita di oggi, ma non era la partita magari questa che dobbiamo vincere. Abbiamo subito una partita importante col Frosinone dove se abbiamo l'atteggiamento di oggi, lo spirito che avevamo in questa partita, possiamo dirla nostra, vogliamo far bene e sappiamo quanto è importante, quindi scenderemo in campo per giocarcela fino alla fine. Stato qualche infortunio però fa sorridere comunque almeno il recupero di Toni e soprattutto Pazzini che ha ritrovato una gamba diversa, si è visto già meglio oggi in campo. Sì, hai detto bene, abbiamo recuperato Pazzini da questo piccolo infortunio e sta trovando comunque continuità soprattutto fisicamente e poi c'è il grande rientro di Toni che sappiamo quanto è importante per questa squadra sia in campo che a livello mentale fuori dal campo e adesso speriamo che con i loro gol arrivino anche la tanta attesa vittoria che sicuramente ci può dare una svolta e ci aiuterà sia mentalmente che a livello di spirito, di squadra e di gruppo. Se accetta il risultato sicuramente recriminare serve a poco, però dopo l'1-0 loro hai fatto una cavalcata incredibile e c'è stato un contatto quantomeno dubbio in aria, visto che sei stato il protagonista ti chiedo insomma di raccontarci cosa è successo. Sì, hai detto bene, quando sono entrato in area io ho sentito una forte spinta da dietro, non so da chi, ma comunque io credo che un rigore poteva anche darcelo, però adesso la partita è andata, non l'ha fischiato, sicuramente questo episodio avrebbe potuto cambiare la partita, ma pensiamo a domenica, è lì dove dobbiamo andare con il coltello tra i denti e giocarcela fino alla morte.